Buonasera e benvenuti a tutti gli amanti del calcetto amatoriale. Siamo al Villa York per seguire la partita d'apertura del torneo invernale a sfidarsi Lione e Lilla. Gestisce bene il pallone Lione. Adesso con Pallotta il tocco per numero 4. Grandi tiro. Il pasticcio del portiere. Del gol dell'1-0 ha segnato Merlino per il Lione. Gioia che torna da Montarino, ancora Gioia. La doppia pressione, gli toglie palla a Merlino. Attenzione che punta la porta. Enrico Merlino, il tocco indietro per il fratello ed è un gol tutto Merlino. 2-0 Lione. Boscacci può portare sul pallone, suggerimento dentro per Chiodi. Attenzione che si ritrova da solo e prova la conclusione, ottima la parata del portiere sul tiro di Pistolesi. Il tocco per Di Marco, ancora ricevere Boscacci. Attenzione che può uscire il Lione, prova a farlo con Pallotta. La palla dentro per Merlino che sull'assist di Pallotta fa il 3-0. 3-0 Lione. Merlino riceve a spazio, arriva l'inserimento di Pistolesi. Poker Lione con Pistolesi. Merlino, grandissima risposta di Gioia. Mottarino, la sterzata, il tocco per Di Marco. Ma Di Marco palla al piede, ancora per Mottarino che si perde il pallone. Attenzione a Pallotta che può sfidare uno contro uno. Pallotta, le finte, prova a portarla sul destro, ottima la chiusura. Boscacci, Chiodi, ecco qui il gol del 4-1, era nell'aria il gol del Lille, lo ha realizzato Chiodi proprio al 25esimo minuto. Ultima azione del primo tempo ce l'ha il Lille con Boscacci, tocco per Chiodi che prova il lancio lungo e recupera il pallone Filippo Merlino che può puntare. Chiodi ce l'ha sul sinistro, ottima risposta del portiere. Di Marco può impostare l'azione offensiva, il tocco sulla destra per Gioia, attenzione che si stacca Boscacci, buono il tocco dall'altra parte per Di Marco, cross in mezzo e manca l'appuntamento con il gol Mottarino. Tocco veloce fuori per Boscacci, serie di finte di Boscacci, il tocco per Gioia che libera il destro, è un gran gol di Gioia che porta il risultato sul 4-2, attenzione a Lille. Di Marco fa nascere l'azione del Lille, adesso si trova col pallone sulla tre quarti, pallone che indietreggia nella zona di Boscacci, ottimo il tocco e il gol addirittura con il tacco di Di Marco. Attenzione perché Lille torna lì, meno uno. Pallotta, ricevuto il pallone, provato il cambio di gioco, vince il rimpallo, ancora Pallotta palla al piede, smista per Enrico Merlino che prova il suggerimento per Buscarini. Buscarini risponde subito al gol del Lille, Buscarini 5-3 Lione. Gioia, tocco per Boscacci, l'1-2, ancora Gioia, il tocco arretrato per Di Marco. Pregevole lo stop con il tacco di Boscacci, il tocco, attenzione, il palo, sfortunato, il Lille, preso un altro palo con Gioia. Attenzione Boscacci, grande chiusura di Brandi, possibilità di contropiede per il Lille, Boscacci, un 3 contro 2, la porta a Boscacci, salta l'uomo, il tocco dentro! E si fa ipnotizzare Gioia. Punizione battuta velocemente che coglie tutta la difesa impreparata. Onestamente anche il cameraman. Corner per il Lille. Battuto velocemente, nulla di fatto. Numero 4 Boscacci. Tocco per Di Marco già sul sinistro. Parte il tiro. Buona risposta. Attenzione Gioia. Ancora doppia risposta
di Brandi. Ancora laterale Lilla, spalle alla porta, perde il pallone Gioia, attenzione al contropiede con Enrico Merlino, può portare sul pallone ancora lui, il destro con la punta, mette il gol del 6-3, Enrico Merlino al minuto numero 13 della ripresa, si riparte dal 6-3 in favore del Lione. Di Marco, il tocco per Gioia, spalle alla porta a Buscarini, bello il tocco per Chiodi, un gran gol di squadra, subito in risposta al 6-3, arriva al 6-4 di Chiodi, il Lille non ci sta, Boscacci non riesce a far filtrare Pistolesi, il tocco per Pallotta che ha molto campo, Pallotta gli leva l'uomo, Merlino e Pallotta, allora riesce a spaccare la porta, gol del 7-4 con Pallotta. Corner che batte Gioia, Boscacci spalla la porta, riesce a girarsi, il cross in mezzo, colpo di testa e poi spacca la traversa Gioia. Tocco impreciso ancora in postazione, Chiodi, il tocco per Gioia e arriva il gol 7-5 con Gioia che questa volta riesce a trovare la rete, 7-5. 5 minuti al termine, pallone fuori per Chiodi e arriva il gol, il gol di, non Chiodi scusate, Di Marco che accorcia ad 1 le distanze, attenzione a questo finale, 5 minuti al termine, siamo 7-6, punizione molto interessante per il Lione, 2 uomini in barriera per il Lille, anzi adesso diventano 3, siamo all'altezza del dischetto del tiro libero, numero 7 Pallotta sul pallone, la rincorsa, il destro, palo gol, gol importantissimo, 8-6 per il Lione. Triplice fischio che arriva adesso, nella partita inaugurale del torneo di Villa York, il Lione batte 8-6 Lille, una partita molto divertente e rimasta aperta fino alla fine.